Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in questo nuovo video, questa nuova tipologia di video mukbang, bang, ok? E questa volta lo faccio in versione dietetica. Il rumore che sentite sottofondo è mia suocera che sta mangiando, perché comunque è la 1:10, ora di pranzo, e quindi si sta mangiando. La mia versione dietetica è insalata, la lattuga che ho ben lavato, pomodorini, perini, e poi abbiamo fatto metà scatoletta di tonno io e mia suocera. Ho messo un filo proprio d'olio, perché quello del tonno l'ho sgocciolato, e adesso giro tutto e mangio. Spero che vi piaccia questa tipologia di video. Poi farò quello del McDonald's, non so di che cosa dobbiamo parlare, magari sentirete anche mia suocera e io che parliamo in sottofondo, visto che è qua. Puoi salutare tranquillamente. E niente, buon appetito e proviamo con questo video che tanto avete detto di fare. Dovevo farlo ieri, vero? Perché ho fatto il sondaggio, però alla fine non ce l'ho fatta a farlo, e lo faccio adesso. Buona insalata, la lattuga è la mia preferita. Ah, vi dico già da subito che io bevo l'acqua, la bevo direttamente dalla bottiglia, non sto a bere col bicchiere solo per il video. Perché la mia bottiglia bevo direttamente perché è bella fresca. E poi vabbè. Mia suocera sta mangiando il pane, io mangio senza pane. Il pane bianco non ingrassa, ha detto la mia dottoressa. Il pane bianco non ingrassa. È la mollica che fa ingrassare. Ma io la tolgo. Ma scusa, non è quello integrale che non fa ingrassare? No, anche il pane bianco ha detto. Ma scusa, tutto il pane è bianco? No, a parte pane quello... tipo questo pane. Ah, beh, per farvi capire cosa intende mia suocera, questo. Però va bene, non lo mangio. Vedo che non la so, anche bastoncini. Stasera mangerò un, visto che mi chiedete della dieta, mangerò un, cos'è? Petto di pollo? Petto di pollo lo faccio senza, alla griglia, insomma. Ci metto un filo d'olio, sì, un filo di limone, ci metto sopra il limone e niente, lo mangio così. Con i pomodori ancora, penso. Come si fa a guardare un video? Non lo so. Me l'hanno chiesto in tanti, lo faccio. Comunque, stasera carico il video ASMR sul mio canale, Chiara D'Alessandro ASMR. Ma sono proprio poco condimenti, infatti come potete vedere non è per niente galleggiante nell'olio o cose. Un filo appena appena di sale, e mai mi sono abituata a mangiare così. Però quando è il giorno libero dalla dieta mangio tipo la pizza o che ne so, tipo, infatti quando vi farò il video mukbang bang del McDonald's sarà appunto di sabato, il sabato è il giorno dove mangio le cose. Ma perché del McDonald's? Vieni dal McDonald's a mangiare. Prendo il mangiare del McDonald's, porto a casa e lo mangio davanti a... come questo. Ah, fatemi sapere se volete vedere anche mia suocera mentre mangia a McDonald's. Scrivete qua sotto nei commenti. Comunque l'insalata riempie. Anche la mia bottiglia è mia. Ma non ti vedono te, eh?
Voglio far vedere la sua bottiglia. Lei beve acqua gassata invece. Io non la bevo, non riesco più a bere l'acqua gassata perché si aggonfia, poi non mi piace, c'è quel sapore. La bevo sempre naturale. A me fa digerire. A te fa digerire. A me, vabbè, le bibite le bevo quando capita appunto che si mangia la pizza o si mangia qualcosa di diverso e sono gassate. Però proprio l'acqua gassata non mi piace. Un pezzo di tonno. Io l'unico pesce che mangio è il tonno. Mi piace. Perché così mi piace l'insalata, mi piace col sugo, la pasta al sugo col tonno. Mi piace proprio il tonno. Buono. Ma perché io c'è dentro l'acqua, boh? C'è l'acqua perché ho lavato l'insalata. Ma si strizza l'insalata. Forse non lo... Ci vuole qualcosa apposta? Sai quello che gira l'insalata e fa tipo centrifuga? Dobbiamo comprare. Così almeno lava bene l'insalata e ti fa addirittura la centrifuga. Ricordamelo che lo compro. Capito? Che bel pezzo di tonno. Allora, non so che cosa ci sia di bello in questi video, però me l'avete chiesto, lo faccio. Sapete che cerco sempre di accontentarvi e appunto questa è la versione dietetica, non vegetariana, perché appunto c'è il tonno. Però diciamo, dai, ma io il tonno proprio non mi viene. Sì, perché abbiamo fatto metà e poco, sia per me che per te. Ma che no. Ah, guardate il mio vassoio di Marilyn dietro, sottofondo. Bellissimo. Ti sei accorta? Non te ne eri accorta che avevo messo il vassoio di Marilyn? No. Non se ne era accorta mia suocera. Se state guardando questo video mentre mangiate, cioè tipo che come se ci facessimo compagnia, è buono quello che state mangiando. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se era buono.
A proposito del McDonald's, vi farò scegliere a voi cosa dovrò mangiare a McDonald's. Farà come il video che ho fatto, il vlog, non è proprio vlog, i miei follower comandano la mia vita per un giorno, e farò i miei follower decidono cosa mangio a McDonald's e poi faccio il video mukbang. Perché dico bang? 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 Bang. È piena? Mia suocera mangia molto più velocemente di me. Caldo strano. Caldo strano. Perché? Perché di solito due minuti da mangiare. No. Quando mangio le cose da non dieta, mangio veloce perché mi piacciono. Questo qua lo mangio normalmente. Comunque qua fa caldo, come potete vedere dalla luce che entra, una luce pazzesca. Fa caldo, beh, ormai siamo quasi in estate. Ci sta. Anche se non so che dovrebbe arrivare il temporale ancora, vero? Quando? No. Meno. Per me andava a fare caldo settembre-ottobre, te lo dico. Ma siccome l'anno scorso abbiamo avuto un'estate di fuoco, secondo me quest'anno sarà un po' più clemente il caldo. Ha detto che era una quella del 70, ma non mi ricordo più. Del 70? Non mi ricordo più l'anno. Quasi finito, sono già pieno, sto scoppiando. Ah, poi faremo anche sul canale di coppia, i nostri follower ci comandano la nostra vita di coppia, perché avete deciso di sì, ho fatto il sondaggio. Quindi presto faremo un video sul canale di coppia. Sapete cos'è buono anche mettere nell'insalata? La cipolla. Buona. Un gamberetto. Il mais. Bene, come vedete ho finito la mia insalatona. Bevo ancora un goccio d'acqua. Poi vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Fate sapere, magari preferirete quello del McDonald's dove tipo sbrano le cose. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, soprattutto a chi stava mangiando o guardando questo video. Spero di aver tenuto compagnia a chi mangia mentre guarda questo video. E non so, buon appetito in ritardo, buona digestione.
E niente, fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questi video e su che altri cibi vorreste vedere questo genere di video. Io vi mando un bacione e ringrazio tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre. Mettete mi piace, se non siete iscritti, iscrivetevi, se non vi capite da casa, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!